la nostra iniziativa sull'integrità, uno dei quattro pilastri, l'ultimo aggiunto sui principi del governo aperto. Vi do il buongiorno, aspetto appunto che mano a mano le persone che si sono registrate entrino in quest'aula e vi saluto. Sono Patrizia Schifano di Formez PA. E oggi abbiamo appunto questo evento che rientra tra quelli organizzati per la settimana dell'amministrazione aperta, l'Open Gov Week dell'edizione 2023. L'Open Gov Week e tutti gli eventi, diciamo, a cui partecipate di solito sul governo aperto rientrano nell'ambito di un progetto che Formez realizza per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, che si chiama Open Gov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, che ricade nell'ambito del programma PON Governance, che come sapete è un programma di finanziamento europeo. Allora, vi do il benvenuto, spero che appunto chi si è iscritto sia ormai dentro l'aula e vi ricordo che molto volentieri appunto nell'ambito di questo progetto ospitiamo questo webinar perché si inserisce in una tradizione che Formez, diciamo, ha da ancora prima che fosse varata la legge 190 nel 2012, cioè l'interesse verso i temi della trasparenza, dell'etica e dell'integrità. Con appunto alcuni dei relatori che poi vedrete, ci vantiamo anzi di essere stati tra i primi a introdurre, diciamo, a completamento del concetto di anticorruzione, quello di integrità e in particolare di integrità pubblica, così come lo intendiamo nell'ambito appunto dei pilastri del governo aperto. A proposito di questo, l'integrità, vi ricordo che è il quarto pilastro, il più giovane introdotto quando si parla di governo aperto. E vorrei che fosse ricordato di più perché qui cita i principi del governo aperto e sicuramente cita l'accountability, la trasparenza, la partecipazione e l'inclusione digitale, poi si ferma quando c'è da dire integrità. Allora, noi vogliamo dare risalto anche nell'ambito di questa settimana a questi temi e molto volentieri ospitiamo appunto sia questo sia altri avvenimenti, altri eventi. In particolare vi presento le persone che oggi faranno parte di questo webinar che si alterneranno nella comunicazione, che sono Massimo Di Rienzo, che è il nostro consulente sul tema e che opera nella task force del Dipartimento della Funzione Pubblica su questi temi, che vi dirà quali sono le opportunità contenute nella direttiva formazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 marzo 2023. E poi ci sarà Valentina Donini, che ci parla di modelli e pratiche per la diffusione dell'integrità. A seguire Stefano Desiderio, l'esperienza del percorso formativo e informativo sull'etica e la trasparenza. Poi, diciamo, c'è un momento in cui voi potete porre delle domande nella sezione domande e risposte proprio che trovate appunto sullo schermo e noi le raccoglieremo e vi risponderemo e dopo ci saranno delle brevi conclusioni sempre ad opera di Massimo Di Rienzo. Vi ricordo che sono soggetti, le persone che presenziano a questo webinar sono attuatori di questi temi nel quinto NAP, quindi nel quinto piano nazionale per il governo aperto Italia e fanno parte anche appunto fanno parte anche del forum multi-stakeholder, che è un organismo, diciamo, che è iscritto all'interno del progetto e che mette insieme pubbliche amministrazioni e organizzazioni della società civile proprio a vantaggio della diffusione dei principi del governo aperto. L'ultimo minuto me lo prendo soltanto per dirvi che diciamo, continuiamo appunto in questa tradizione di diffusione della cultura dell'integrità, che è quella appunto che dovrebbe richiamare le pubbliche amministrazioni a percorsi che siano di miglioramento del clima etico all'interno. E per fare questo, appunto, bisognerebbe anche
e insistere su quelle che sono la trasparenza dei processi decisionali pubblici e dovremmo partire proprio come dice questo webinar, forse anche da contesti esterni alla pubblica amministrazione e che diciamo, presuppongono una formazione all'etica e all'integrità molto prima che si sia in età lavorativa, quindi a scuola appunto. E allora vi dico buon webinar, do la parola a Massimo Di Rienzo. E vi saluto. Grazie Patrizia anche per questa introduzione, per l'esperienza passata insieme nel format su queste tematiche e prendo proprio spunto da quello che dicevi tu, questa idea della cultura dell'integrità, fanalino di coda, diciamo, dell'open government, ma in realtà molti programmi open government nel mondo vedono l'integrità, la prevenzione della corruzione al centro delle azioni, degli impegni. Quindi sono i piani nazionali sono popolatissimi di azioni che riguardano proprio questo tema, l'integrità e la prevenzione della corruzione come elemento collegato. E quando si parla di cultura dell'integrità, noi siamo sempre su una china piuttosto scivolosa, no? Perché tutti dicono che bisogna costruire una cultura dell'integrità, no? Tu dici nella scuola, nelle istituzioni, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, insomma, in tutti i contesti, diciamo, pubblici dove si possono costruire questa cultura dell'integrità, ma poi nessuno è in grado di spiegare bene che cosa è promuovere e costruire una cultura dell'integrità, come si fa e soprattutto quando si deve fare, dove si deve fare, quali strumenti abbiamo a disposizione per creare questa cultura dell'integrità. Ecco, questo webinar vorrebbe rispondere un po' a questo, cioè noi in questo momento, un po' per l'esperienza che abbiamo fatto insieme, un po' per lo sguardo internazionale che poi Valentina Donini ci aiuterà ad avere, vorremmo un po' dimostrare che in realtà non solo se ne può parlare in maniera quasi tecnica di promozione della cultura dell'integrità, ma che ci sono delle esperienze anche rilevanti e che adesso siamo in grado di costruire dei percorsi di formazione. Alcuni dei quali, come ci racconterà Stefano Desiderio, sono già stati messi in atto da vari attuatori, soprattutto coinvolgendo le organizzazioni della società civile, no? Perché l'Open Government è questo, mette insieme proprio, vedete, c'è Valentina Donini della SNAI, un'istituzione pubblica, c'è Stefano Desiderio che fa parte comunque di un ente, ma è anche un'espressione della società civile. Quindi questo sforzo deve essere comune per arrivare a quale risultato? A costruire però degli strumenti efficaci che ci permettono di capire come si può costruire una cultura dell'integrità all'interno delle organizzazioni e negli individui e soprattutto quando è utile cominciare. Insomma. Quindi, fatta questa premessa, io ti faccio come dire, vedere le mie slide. Adesso, non so se le vedete, spero di sì. Datemi un feedback se le vedete. Sì, le vediamo Massimo, ecco, adesso sei in modalità Ecco. presentazione. Sì, adesso sono in modalità Ecco, meglio presentazione. così, ok. Meglio così. Allora, proprio per iniziare questa nostra introduzione al tema, bisogna un po' contestualizzare questa idea di integrità pubblica all'interno poi di quello che è più ampio, quella più ampia architettura dell'anticorruzione italiana, della prevenzione della corruzione italiana messa in piedi con la legge 190 nel 2012. Beh, la 190 ha avuto, ormai a 10 anni dall'adozione della 190, possiamo dire che ha avuto un effetto molto importante. Sono stati costruiti gli strumenti che noi in qualche maniera potremmo definire l'hardware di riferimento. Attraverso, per esempio, i piani triennali di prevenzione della corruzione, che poi adesso sono diventati i PIAO, no? Cioè è stata costruita una piattaforma molto solida anche in riferimento ai ruoli. Sappiamo che esistono ormai responsabili anticorruzione in praticamente tutte le amministrazioni pubbliche. Sappiamo quali sono i compiti di questi responsabili anticorruzione, quali sono i compiti degli organi di indirizzo politico. Sulla base di queste piattaforme, di queste infrastrutture, chiamiamole così, no? Sono state poi costruite le competenze necessarie proprio per adempiere a questi obblighi normativi. La legge 190 inserisce una serie di obblighi,
obbliga ad adottare un piano, obbliga ad adottare un codice di comportamento, per fare riferimento solo a due strumenti che a noi ci interessano particolarmente. E ovviamente per costruire questi strumenti c'è stato bisogno di mettere in piedi una solida struttura di competenze, le competenze necessarie per adempiere agli obblighi normativi. Per fare un esempio molto, molto semplice, parlando di conflitto di interessi, che è un tema centrale per l'integrità pubblica, le competenze primarie proprio per mettere in piedi questo sistema, per esempio, noi ce l'abbiamo in tre elementi. Per esempio, la conoscenza e la competenza per predisporre correttamente un modulo di dichiarazione di assenza o presenza di conflitto di interessi, per mettere in piedi un sistema di certificazione, di dichiarazione, di segnalazione come quello che è prescritto dal codice di comportamento e dalle normative, dalla normativa, per esempio il 6 bis della legge 241 del 90, dobbiamo avere le conoscenze necessarie per capire appunto cosa inserire all'interno della modulistica. Infatti, se voi ci fate caso, i moduli non sono tutti uguali, ci sono moduli molto semplici che mettono semplicemente dichiaro la presenza o l'assenza del conflitto di interessi, ci sono altri moduli ormai molto più sviluppati, soprattutto in campo sanitario, in cui ti mettono varie possibilità, quindi l'appartenenza ad associazioni, le collaborazioni pregresse con operatori economici, la familiarità, il coniuge, la convivenza, cioè ti declinano un po' tutte quelle situazioni. E per costruire questa modulistica ovviamente c'è bisogno di competenze e conoscenze. Anche in chiave PNRR, questa è centrale, è una competenza centrale, perché il PNRR prescrive proprio nell'ambito dei controlli proprio questo tipo di adempimento. E poi c'è bisogno della conoscenza degli obblighi dichiarativi per chi deve dichiarare queste presenza o assenza di conflitti di interesse. Cioè un funzionario, un responsabile deve sapere che a un certo punto dovrà dichiarare, dovrà segnalare se sta in una situazione di conflitto di interessi. E poi, per ultimo, l'articolo 7 del codice di comportamento prescrive che ci sono dei ruoli decisionali. Quindi bisogna sapere, il dirigente deve sapere che sarà lui a decidere sull'astensione di chi gli ha comunicato la presenza di un conflitto di interesse. Quindi, come vedete, queste sono competenze necessarie per adempiere a questi obblighi normativi, e noi le chiamiamo competenze adempimentali, che sono sicuramente importanti, ma che non possono sostituirsi a quello che noi invece identifichiamo come software, cioè le competenze necessarie a decodificare e gestire i fenomeni, che è un po' il passaggio che noi vorremmo fare sia in questo webinar, non direi proprio culturalmente, ma insomma, un po' un salto di qualità che noi dobbiamo cominciare a rappresentarvi. Cioè, non bastano solo le competenze adempimentali, bisognerebbe mettere in piedi anche un solido profilo, sistema di competenze di decodifica e gestione dei fenomeni. E qui l'esempio viene molto semplice, sempre nel campo del conflitto di interessi, ma quel povero funzionario che andrà a riempire il modulo di presenza e assenza di conflitti di interesse è in grado di decodificare correttamente la sua situazione? Sa decodificare qual è il rischio che emerge da una relazione? E non parlo delle reazioni ovviamente più intense come il coniugio, la familiarità, parlo per esempio della frequentazione abituale, delle collaborazioni pregresse. Questa competenza di valutazione, come si sviluppa? È una competenza che viene lasciata solo all'intuito personale, o noi possiamo costruire dei percorsi per aiutare questo funzionario ad assumersi una responsabilità molto importante, perché poi da quella dichiarazione emergono molti altri obblighi. E l'altra competenza, ovviamente speculare, è quella del suo dirigente, che è la competenza per valutare il rischio emergente e per poi gestirlo, perché come dice appunto l'articolo 7, è il superiore gerarchico che decide. Come vedete, queste sono competenze completamente diverse. Noi abbiamo costruito un sistema per cui, soprattutto nel campo della formazione, noi sviluppiamo molto le competenze per adempiere agli obblighi normativi, sviluppiamo molto poco le competenze cosiddette del software, di decodificare e gestire i fenomeni. E lo diciamo anche da un punto di vista proprio pratico, perché io sono un formatore di professione e vado spesso nelle pubbliche amministrazioni, ovviamente facendo formazione si
si struttura una certa relazione, soprattutto con i responsabili anticorruzione. Quando ci chiamano i responsabili anticorruzione, quasi mai ci chiedono consigli sull'hardware, cioè su come per esempio si costruisce un'analisi del contesto interno. Diciamo che dopo 10 anni ormai è abbastanza consolidata questa idea di come si fa a mettere in piedi un'analisi del rischio come dire, sufficiente secondo ciò che ci chiede la normativa. Quello che ci chiedono invece è la gestione di situazioni, nel caso dei conflitti di interessi, proprio perché loro non riescono a decodificare il fenomeno, hanno difficoltà a decodificare il fenomeno. Anche ANAC recentemente, in una rilevazione proprio sui piani anticorruzione, diceva proprio che c'è scarsa sensibilità sui fenomeni. Le persone non sanno valutare queste situazioni e se non le sai valutare non le sai nemmeno gestire. Nell'esempio del conflitto di interessi ci permette di fare un salto un pochino più ampio e dire quali sono, come dire, i cosiddetti pilastri dell'integrità pubblica. Non c'è solo il conflitto di interessi. Per creare un profilo dipendente pubblico consapevole e competente rispetto all'integrità, noi abbiamo abbastanza ormai l'esperienza e la tecnica per dire che noi possiamo lavorare su almeno 4 ambiti diversi. Noi chiamiamo nuclei tematici dell'integrità pubblica. Vede, nel primo nucleo ci abbiamo gli standard a tutela del principio di imparzialità e qui entra a pieno titolo, per esempio, il conflitto di interessi. Se un dipendente pubblico comprende fino in fondo qual è il suo ruolo, che è un ruolo molto diverso da un ente privato, allora possiamo dire che abbiamo fatto un passo avanti e lui ha fatto un passo avanti per poter gestire quelle famose situazioni di cui parlavamo prima. Ma poi abbiamo tutto un aspetto che riguarda per esempio gli standard nel rapporto con il pubblico, nel comportamento del servizio, nei rapporti tra i privati, che ha a che fare con le relazioni della sfera privata, le relazioni della sfera professionale, il comportamento in servizio. Sono tutte standard che fanno riferimento ad articoli specifici del codice di comportamento nazionale, che ci permettono di creare un profilo del dipendente pubblico di fedeltà e affidabilità. Poi abbiamo l'altro nucleo fondamentale, la gestione delle asimmetrie informative. Come utilizzano, di quali competenze hanno bisogno i nostri dipendenti e dirigenti pubblici per gestire correttamente le asimmetrie informative, non tanto le informazioni. A volte le informazioni vanno rilasciate, c'è un obbligo di trasparenza, a volte le informazioni invece vanno tenute riservate, proprio per preservare l'imparzialità di un determinato procedimento. Di quali competenze hanno bisogno i nostri dipendenti pubblici per gestire in maniera ecologica appunto le informazioni? E poi l'ultimo nucleo fondamentale è la leadership etica, i comportamenti organizzativi della dirigenza, che non sono ovviamente solo questioni legate alla tecnica, ma sono soprattutto legati alla creazione di un clima etico, come lo chiamiamo noi, no? E quindi la leadership etica. Ecco, queste 4 nuclei identificano finalmente in maniera chiara le competenze che un dipendente pubblico deve sviluppare per poter dire di gestire in maniera integra il suo ruolo e la sua funzione. Vedete, ad ognuno di questi nuclei noi abbiamo associato la parola ecologia, l'ecologia delle funzioni, delle relazioni, delle informazioni e del potere, perché è proprio la pulizia relazionale delle informazioni, di come si gestiscono le informazioni e quant'altro, che ci permette di fare quel salto di qualità. Ora, se voi prendete questo schema e lo astraete, diciamo, dalla dimensione della pubblica amministrazione, vi renderete conto che, preso così, possiamo applicarlo anche alla politica, per esempio, e a tutti gli altri contesti, anche al business privato. E pensate, poi lo chiederemo direttamente alla dottoressa Donnini, pensate se noi potessimo, cominciare a mettere questi mattoni direttamente dalla scuola, dalle scuole primarie, come fanno tanti altri paesi. In questo momento probabilmente nessuna di questi nuclei tematici viene affrontato dai nostri studenti quando affrontano, per esempio, le tematiche dell'educazione civica.
immaginate un progetto, un'iniziativa, anche tramite, che magari fosse tramite, per esempio, Open Government, che ci permettesse di sperimentare questo modello dentro, direttamente dentro le scuole. Ma proprio ne parleremo meglio anche con la dottoressa Donini. Questo è il quadro di riferimento che riguarda le pubbliche amministrazioni, perché da una parte c'è bisogno di sviluppare queste competenze per l'integrità, ma dall'altra c'è bisogno di tecniche, strumenti che non siano riferibili ai modelli classici di formazione. Per costruire le competenze per l'integrità non possiamo attivare percorsi formativi esclusivamente di carattere giuridico, perché non funzionano e soprattutto non hanno quel tipo di focus. Ci ha provato, come dire, sia il Dipartimento della Funzione Pubblica sia ANAC, che in questi anni, soprattutto nei piani nazionali, di dare delle direttive. E nel 2013 la Funzione Pubblica, quando era titolare della competenza di scrivere il Piano Nazionale, ha proprio scritto in maniera molto, molto forte, e noi siamo anche siamo rimasti sorpresi all'epoca di leggere questo, ma molto contenti di leggerlo, questo trafiletto, no, che le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità. Ma non si fermava qui, diceva soprattutto il modo. Tali iniziative devono coinvolgere tutti i dipendenti e debbono riguardare il contenuto dei codici di comportamento, ecco il riferimento all'integrità, e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti. Vedete, il metodo preferenziale è l'esame di casi concreti, perché è solo attraverso l'esame di casi concreti che quegli standard di integrità si legano a dei comportamenti operativi, che poi ogni giorno i nostri dipendenti mettono in atto. Erano passati 6 anni, diciamo, dopo, nel 2019, l'ANAC ribadisce, titolare a sua volta del Piano Nazionale, ribadisce in maniera molto forte, attenzione, usa delle parole che, insomma, per un'istituzione, per un'autorità, sono forti. L'autorità valuta positivamente un cambiamento radicale, attenzione, radicale, non sta dicendo un cambiamento, cioè sta prendendo una posizione netta sul fatto che la formazione sull'integrità debba essere fatta o è sempre più orientata all'esame di casi concreti. Vedete come ribadisce l'ANAC questa scelta di campo? Anche perché possiamo dirlo in maniera molto, molto onesta, in questi 6 anni la formazione, come abbiamo detto, è stata orientata soprattutto allo sviluppo di competenze adempimentali, come dicevamo prima, cioè si è fatta molta formazione sugli strumenti e si è lasciata completamente andare la formazione sulle persone. Quindi in realtà qualcuno dice che non abbiamo nemmeno fatto formazione, abbiamo fatto un aggiornamento professionale. Nella direttiva che poi citerò del ministro della PA si dice molto chiaramente che i percorsi formativi vanno codificati sulla base delle competenze da sviluppare, non della normativa da conoscere, che è un approccio completamente diverso. Nella pubblica amministrazione c'è difficoltà a codificare percorsi formativi basati sulle competenze, quando invece è molto più facile chiamare un esperto e riassumere più o meno quello che dice una normativa o uno strumento. Adesso abbiamo avuto prima i piani sulla trasparenza, poi i piani anticorruzione, poi abbiamo avuto, adesso abbiamo i PIAO, cioè c'è questa attenzione molto forte agli strumenti che ovviamente poi devono essere conosciuti, ma c'è scarsissima attenzione allo sviluppo di competenze, come dicevamo prima, di decodifica e gestione dei fenomeni. E finalmente l'articolo 4 del DL 36 del 2022, quindi molto recente, di attuazione del PNRR, stabilisce che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Quindi questo tipo di attività formativa diventa obbligatorio, diventa un adempimento. Ecco che, come c'è, però se lo viviamo ancora come adempimento, facciamo fare la fine di questi percorsi
all'aggiornamento professionale, non deve diventare un aggiornamento professionale. Nella direttiva formazione del ministro della PA 2023, che è uscita veramente recente, molto recente, siamo veramente a meno di un mese dalla sua uscita, vengono identificate alcune priorità di investimento in ambito formativo che vale la pena, come dire, centrare, perché molti potrebbero dire che le competenze per l'integrità sono competenze cosiddette soft skills, cioè come la competenza di un buon comunicatore, competenza a negoziare i conflitti. In realtà non è vero. Abbiamo avuto un'esperienza, stiamo facendo un'esperienza con la SNA, un laboratorio proprio sulle competenze per l'integrità, per vedere di quali competenze hanno bisogno i dipendenti pubblici per sviluppare appunto una cultura dell'integrità. E ci siamo accorti che invece queste sono competenze tecniche, cioè sono competenze specifiche. Devi saper fare delle cose, devi conoscere delle cose. Poi, se volete, facciamo un breve elenco, no? Devi conoscere cos'è una simmetria informativa, devi conoscere cosa significa una relazione e quali sono le aspettative che nascono dalle relazioni se vuoi decodificare i conflitti di interesse. Devi saper intuire, devi avere delle intuizioni di valore. Devi saper costruire degli scenari su questa intuizione di valore se vuoi decodificare un conflitto di interessi e gestirlo. Quindi sono competenze specifiche, competenze tecniche che fanno parte del cosiddetto addestramento al ruolo, perché vanno a matchare quella che è una delle priorità che vengono individuate dalla direttiva formazione. La strutturazione dei percorsi di formazione per l'inserimento del personale neoassunto, ma noi diciamo anche per il resto, allo scopo di fornire competenze e conoscenze finalizzate al ruolo che lo stesso andrà a ricoprire nell'ambito di ciascuna amministrazione. Queste competenze servono per aiutare le persone a svolgere correttamente il ruolo. Io ho sempre trovato abbastanza paradossale che un dipendente pubblico debba sapere e giustamente stampare in PDF una delibera, cioè trasformare un elemento cartaceo da un elemento virtuale, no? E quindi tutta l'enfasi sulla formazione, sulla digitalizzazione, io la sposo in pieno, nel senso che bisogna cambiare l'amministrazione anche solamente in quel senso lì. Però trovo paradossale che quello sia una competenza fondamentale, tanto che adesso, ovviamente, come sapete, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica ci ha investito molto, ha creato il syllabus delle competenze digitali, insomma. E però non si considerano centrali e fondamentali, per esempio, le competenze necessarie a decodificare, per esempio, un conflitto di interesse o come si gestiscono le informazioni in maniera sicura o in trasparenza, o come ci si comporta, quali sono le aspettative del comportamento in servizio, o come si crea un clima etico all'interno di un'organizzazione. Ecco, queste competenze vengono quasi oscurate, quando invece sono le competenze fondamentali in ambito pubblico per generare appunto cultura dell'integrità, che è un po' il centro del nostro agire, della nostra azione. Ecco, questo è un po' il passaggio culturale che noi vorremmo fare, creare un sistema, perché il problema che ha sempre avuto questa idea della cultura dell'integrità è sempre questa idea appunto che l'integrità è l'onestà, insomma, si specchia nell'onestà delle persone, che non c'entra nulla. È ovvio che l'onestà è una qualità fondamentale, ma le competenze sono assolutamente di tipo tecnico, bisogna conoscere e saper fare delle cose. E non possono essere date per scontate. Io dico sempre, nell'applicazione della legge 190 si è fatto un po' come nella scuola guida. Immaginate se in una scuola guida voi fate solo la teoria, ma nessuno vi insegna a guidare la macchina. Ecco, in Italia si è fatto questo con l'anticorruzione. Abbiamo imparato a fare dei piani, ma nessuno vi ha detto cos'è un conflitto di interesse, come si valuta, quali sono i fenomeni, come si gestiscono i fenomeni, come si capisce che sta succedendo una cosa e come ci si comporta di conseguenza. Quindi c'è questo paradosso che continua purtroppo ad esserci. Fra un po', vi rimando alla seconda parte della raccomandazione, perché adesso è il momento di passare invece, interrompo pertanto la condivisione, all'elemento temporale, cioè di tutto quello di cui abbiamo parlato, dei famosi nuclei tematici dell'integrità pubblica.
Ma possiamo aspettare, adesso lo dico in maniera retorica, possiamo aspettare che un cinquantenne ai nostri corsi di formazione, con tutto quello che ha visto, ha vissuto, riesca a fare quel salto di qualità? Probabilmente se lo facciamo bene nel nostro mestiere, un pochino riusciamo a farlo, ma non c'è una speranza, diciamo, di poterlo fare un po' prima questo passaggio? Lo dico veramente col cuore aperto, insomma, perché sapete quanto noi ci spendiamo per fare questo cambiamento. Lo chiedo a Valentina, a cui ho chiesto appunto di farci. Lei è una comparativista, Valentina è tante cose, ovviamente. Docente di prevenzione della corruzione e integrità alla SNA, gestisce la comunità di pratica dei responsabili anticorruzione, con cui stiamo facendo questo interessantissimo laboratorio proprio sulle competenze per l'integrità. Se siete interessati, potete assolutamente venire a trovarci, però oggi gli ho chiesto di tornare al suo vecchio amore, cioè il comparato, nemmeno il diritto, cioè il comparato, cioè prendere l'esperienza internazionale e trovare elementi di spunti di interesse anche per noi. Perché, udite udite, queste cose all'estero le fanno, no, Valentina? Esatto. Allora, Massimo, ti ringrazio moltissimo, ringrazio te, ringrazio Patrizia Schifano, ringrazio tutta la community di Open Gov che insomma sta lavorando per questa settimana così intensa. Tra le varie cose che sono, abbiamo dimenticato di dire che sono anche la portavoce del forum multi-stakeholder per il Me governo l'ero aperto. scordata, scusami, scusami. No, ci tengo a dirlo perché il nostro coinvolgimento in questa settimana è sicuramente molto forte anche sotto questo profilo, quindi non solo come SNA, come soggetti attuatori del NAP, ma anche come Forum Free Stakeholder, che è un po' l'organismo che si occupa della governance della community di AGP Italia e con la quale siamo, e all'interno del quale stiamo discutendo sulla strategia futura per incentivare e promuovere le politiche di governo aperto. E quando parliamo di governo aperto non possiamo appunto non parlare di integrità. E quindi io sono veramente molto felice oggi di questo intervento e della scelta del titolo che hai immaginato, perché a scuola di integrità, ecco, apri un mondo. Ed è una tematica sulla quale io, come dire, mi sento sento un'urgenza di parlarne, discutere, di fare proposte. Perché è un tema che a me è molto caro ed è un tema che mi è caro dal momento che, come formatrice, anche io come te mi trovo a fare lezione in un contesto professionalizzante, dove appunto le persone hanno già terminato il loro ciclo di studi, ma devono comunque essere formati su alcune tematiche specifiche. E molto spesso si rischia di scadere, insomma, non mi fraintendete, ma insomma di finire nell'aggiornamento professionale, che può essere utile per fare luce su eventuali criticità, zone grigie, eccetera, eccetera, ma può essere invece meno efficace sul fronte della diffusione della cultura dell'integrità, anche perché appunto a una certa età questa cultura dell'integrità è già, come dire, parte del proprio bagaglio personale, quindi o c'è o non c'è, e difficilmente un corso potrà fare qualcosa di diverso, perché chiaramente ci sono delle abitudini, ci sono delle regole, c'è il diritto reale, quello percepito, c'è il diritto dei corridoi, c'è la frase più terribile e pericolosa che si sia mai sentita nel nostro paese, cioè si è sempre fatto così, che rende impossibile anche solo una speranza di un cambiamento. E quindi è chiaro che la forma, nonostante gli sforzi, nonostante poi anche dei risultati sicuramente positivi, nonostante il grande coinvolgimento di molti discenti che invece hanno un interesse e lo dimostrano di avere questo grande interesse e anche la voglia appunto di superare certe dinamiche tradizionali di formazione, e poi però c'è anche rimane ancora una minoranza dei discenti che invece vuole sentire la norma a lezione, vuole sentire la norma perché conoscere la norma tranquillizza, un po' una coperta di Linus, perché ci fa capire che cosa dobbiamo sapere, come lo dobbiamo sapere, cosa dobbiamo fare, però ahi noi torniamo nella logica adempimentale, burocratica, formalistica, che non prevede poi quella rivoluzione culturale di cui tanto stiamo parlando. È rivoluzione culturale che quindi si deve in qualche modo scatenare, ma da dove la scateniamo questa rivoluzione? È chiaro che se io vado a vedere la soglia etica delle singole persone è diversa l'una dall'altra, ma questo è evidente. Parafrasando Anna Karenina, tutte le famiglie solidamente etiche lo sono allo stesso modo, le famiglie meno etiche con una migliore propensione all'etica lo sono in maniera diversa. E quindi noi partiamo da una situazione veramente molto
eterogenea e quindi si deve fare qualcosa. Allora, adesso io condividerò le mie slide, sperando che si vedano. Fatemi sapere se si vedono, tutto ok? Perfetto. Allora, presentazione e... Mettila magari in presentazione. Così esatto, okay. Non si riesce. Ok, ecco, dall'inizio. Ecco, allora, okay. Che cosa, diciamo, di che cosa vogliamo parlare oggi? Ecco, io voglio portare un po' alle estreme conseguenze il discorso che ha introdotto Massimo. E perdonatemi se a un certo punto parlerò di argomenti che forse vi faranno sorridere, ma insomma, diciamo, l'obiettivo in realtà è serio. Allora, noi sappiamo che la corruzione è un fenomeno multidimensionale. Sappiamo che non si può parlare di corruzione solo attraverso un approccio formalistico, solo attraverso un approccio che appunto prevede una strategia a livello operativo, a livello giuridico, ma sappiamo che è una malattia sociale. E quindi l'approccio deve essere anche culturale, perché se è una malattia sociale e culturale, la medicina non può essere solo una legge, ma deve essere questa rivoluzione, questi famosi anticorpi della legalità e la cultura dell'integrità che devono fare fronte comune contro una corruzione sempre più diffusa o percepita come diffusa. Questo diciamo, discorso generale dell'approccio culturale è stato introdotto con la legge 190 del 2012. Sono passati 10 anni e ormai il messaggio fondamentale l'abbiamo recepito. Non si sconfigge la corruzione se non c'è formazione. Quindi questo che cosa vuol dire? Andando a prendere la nostra immagine teorica del triangolo della frode, che ci dice quali sono i tre elementi che portano il colletto bianco a compiere un comportamento di natura corruttiva, sappiamo che la legge 190 lascia da parte diciamo, la motivazione, perché il sistema di merito e di sanzione e premi è già stato affrontato in passato, ma interviene sugli altri due pilastri. Quindi sul fattore abilitante, cercando di rendere l'organizzazione il più possibile impermeabile a interferenze di natura corruttiva, quindi attraverso un intervento di natura organizzativa, ma poi soprattutto attraverso un intervento di natura culturale che serve per spostare sempre più in su l'asticella della moralità, per evitare che si possa utilizzare quel secondo pilastro del triangolo della frode, cioè la legittimazione, per dire... E non voglio aggiornare l'immagine di me da brava persona a pericoloso delinquente, perché in fondo non sto ammazzando nessuno, e questo è il ragionamento che fa il corrotto e il corruttore, e quindi mi giustifico, cioè mi autoassolvo prima ancora di compiere il fatto, dicendo che lo hanno sempre fatto gli altri, si fa così, si è sempre fatto così, chi sono io per cambiare le cose? Ecco, si interviene quindi su questa dimensione culturale per spiegare che no, anche se si è sempre fatto così, si può cambiare, che tutti possono avere un piccolo ruolo per poter cambiare le cose, che tutti possono essere determinanti e che quindi non ci si deve adagiare sul si è sempre fatto così. E quindi formazione. Formazione al centro di una rivoluzione culturale. Ma quale formazione? Allora, noi sappiamo, non vado a riepilogare tutto quello che la Convenzione delle Nazioni Unite evidenzia come necessario e imprescindibile, quindi una formazione generale, specialistica per tutti o per i risk owner e i risk manager. Sappiamo come la legge 190 ha riprodotto queste regole, individuando nella SNA il soggetto deputato a fornire questa formazione a tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali e quindi a cercare di elevare la soglia etica. Quello che però non viene detto, ad esempio nella legge 190, è come si fa questa formazione. Quindi possiamo andare a cercare dei punti di riferimento altrove, molti di questi li ha già evidenziati Massimo. È interessante come l'OCSE abbia un'attenzione molto particolare al tipo di formazione per caso concreto, per dilemmi etici. E questo ci fa capire qual è la direzione da seguire. Anche l'ANAC, quando nel 2019 con il PNA ha fatto un po' una ricognizione di come veniva fatta la formazione, ha detto, senza voler togliere nessun merito a quanto viene già fatto, però ricordiamoci che la formazione per essere efficace deve basarsi sui casi concreti per riuscire ad arrivare a trasformare il dipendente pubblico per porlo in grado di rispondere correttamente al dilemma etico che lui incontrerà nel corso del suo lavoro. E quindi non basta l'aggiornamento professionale che si basa su regole, procedure e norme. Sono giurista, ma non vuol dire che io sia così troppo affezionata alle norme, ci vuole anche qualche altra cosa, ci vuole questo cambio di passo di natura chiaramente culturale.
E quindi si deve cominciare a parlare in più in generale di integrità, che non è onestà, non è solo onestà, è qualcosa di più, perché servono delle competenze per capire come comportarsi. E sempre l'OCSE ci dà una definizione di integrità: l'allineamento coerente e l'adesione di valori, principi e norme etiche condivisi per sostenere e dare priorità all'interesse pubblico rispetto agli interessi privati nel settore pubblico. E qua abbiamo già un'indicazione molto chiara che ci dice appunto innanzitutto il come e il dilemma etico, poi ci dice per andare dove, a raggiungere appunto un allineamento a valori e principi, quindi stiamo parlando di qualcosa di diverso dalla regola, la procedura o la misura. Poi però mi piace citare anche il piano d'azione dell'Anti-Corruption Working Group del G20, perché sempre su questa stessa scia dice qualcosa di ancora più forte. Per diffondere questa cultura dell'integrità, chi sono le persone che vanno coinvolti? Sono i giovani, e quindi si deve promuovere una cultura dell'integrità che si basi su un'attività di educazione, di ricerca, formazione e sensibilizzazione, ma che inizi in tempi precoci. E qua abbiamo detto appunto quello che dovevamo dire: non si deve aspettare la formazione professionale, si deve intervenire prima, e questo è fondamentale. Quindi le domande alle quali noi dobbiamo rispondere sono: come si apprendono queste competenze per l'integrità? Ecco, la risposta è: non stiamo parlando di regole e procedure, nemmeno di un mero trasferimento di nozioni, ma stiamo parlando di una condivisione di principi e di valori. Ma il dove e il quando che a me interessa maggiormente? E purtroppo la risposta non è la SNA viene dopo, o a meno che non decida di ampliare la sua missione istituzionale, perché no, sarebbe molto bello, perché il dove e il quando è a scuola. Questa è la risposta. Dove si apprendono? Perché l'integrità è anche un metodo, è strumenti, è un modo di pensare. Non è sapere la legge e applicare la legge, è ragionare in un certo modo avendo ben presente il senso civico, il bene comune, e l'importanza di perseguire l'interesse pubblico, eccetera, eccetera. Ma queste cose si devono apprendere in età precoce. Quindi quando dico scuola non sto parlando di liceo, ma sto parlando, e nemmeno di scuola secondaria primaria, sto parlando di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Ovviamente poi si deve proseguire, ma si deve cominciare dalla scuola dell'infanzia. Questa cosa in realtà non la dico io, nel senso, io ne sono profondamente convinta, ma è qualcosa che viene affermato anche a livello internazionale. Ho citato prima il G20, posso citare il compendio per le buone pratiche sull'educazione che il G20 ha pubblicato lo scorso novembre a valle del vertice di Bali, nel quale viene affermato a chiare lettere proprio questo principio: non c'è una lotta alla corruzione che prescinda da un investimento culturale formativo. Questo investimento culturale formativo deve cominciare in età precoce, quindi quando si è bambini piccoli, alla scuola dell'infanzia, il kindergarten, da lì in poi. E vengono fatti degli esempi dei paesi del G20 che hanno, che condividono questo approccio e quindi introducono questi temi in maniera chiaramente leggera, in maniera proporzionata all'età, con degli strumenti didattici molto interessanti, perché è chiaro che quello che si fa in un'aula della SNA non può essere fatto in un'aula di un asilo, questo insomma è evidente. Così come il G20 mette in evidenza in questo compendio tutta una serie di buone pratiche, abbiamo anche l'ONU che ha elaborato nel suo programma GRACE, Global Resource for Anti-Corruption Education, tutta una serie di materiali che sono destinati proprio alla scuola primaria e scuola secondaria. Allora, si tratta qua di un approccio quindi di educazione che potremmo quasi definire informale, perché si cerca di far passare certi messaggi attraverso il fumetto, il libro per bambini, il cartone animato. È molto interessante, ecco, io vi ho evidenziato qua i due filoni principali, quello per la scuola primaria, che sono questi piccoli mostri transgenici, perché sono stati, hanno respirato dei gas tossici, hanno subito delle mutazioni, ma queste mutazioni non sono state così negative perché hanno fatto, sviluppare, potenziare delle capacità necessarie per potersi comportare correttamente nella quotidianità. E quindi questi piccoli mostri si scontrano con tutta una serie di dilemmi, di situazioni, forse in maniera eccessivamente didascalica, questo va detto, per cui non c'è poi un lavoro di scavo, cioè che cosa ci vuole dire, perché viene detto in maniera molto esplicita, quindi forse anche troppo esplicita per i bambini, potrebbe essere
demotivante, perché comunque è molto evidente l'aspetto appunto educativo rispetto a quello ludico, mentre invece certi messaggi potrebbero passare anche in maniera ancora più nascosta, però cominciano a introdurre delle tematiche sicuramente molto interessanti. Sicuramente più accattivante quello che viene fatto per la scuola secondaria attraverso dei brevi filmati e dei fumetti, perché l'educazione attraverso il fumetto, che forse è il mezzo che più vicino ai ragazzi di quella fascia d'età, le consente una maggiore immedesimazione, e lì in quel caso il tema viene preso in maniera veramente anche più, se vogliamo, letteraria, cioè non solo didascalica, moralista, se vogliamo, ma invece raccontando delle storie molto più elaborate, molto più complesse, e dove però poi si estrapola e si ricava chiaramente un insegnamento che può essere applicato, questo è interessante, nella vita scolastica quotidiana. E ci sono paesi che hanno seguito queste indicazioni. Ora mi viene in mente, è chiaro che è molto delicato fare degli esempi sui singoli paesi, perché poi noi possiamo andare a vedere questi paesi come si collocano nelle classifiche internazionali e dire, ma allora forse non ha funzionato questo sistema, perché tra i paesi che più di molti altri hanno fatto dei progetti in questa direzione, ci sono paesi che per noi hanno dei standard, soprattutto per quanto riguarda la percezione della corruzione, ma anche altri standard, ad esempio in termini di democrazia, che per noi potrebbero essere un po', come dire, ci potrebbero farci fare altri tipi di domande. Ci sono molti paesi, ecco, proprio il compendio delle buone pratiche cita delle esperienze virtuose russe, dell'Arabia Saudita, della Turchia, ecco, non vi ho fatto questi esempi, ve ne faccio altri due, uno di Singapore e uno del Brasile, e in realtà poi ce ne sarebbero molti altri da fare, anche la Francia, la Spagna hanno delle attività sicuramente molto interessanti. Ho preso però Singapore perché si trova molto in alto nella classifica della percezione della corruzione, e dove vengono fatti all'interno dei percorsi scolastici, partendo da, appunto, dall'età asilo, la scuola appunto dell'infanzia, tutta una serie di attività con giochi di ruolo, burattini, libri di testo particolari, che devono sviluppare delle competenze specifiche, a partire dalla consapevolezza di sé, da partire dalla consapevolezza di quello che c'è intorno, e quindi la consapevolezza che siamo tutti legati dalle relazioni, intorno a quello che diceva Massimo prima sull'importanza invece di una ecologia di queste relazioni. E quindi si cerca di sviluppare attraverso un approccio ludico e informale quello che viene chiamato il hidden curriculum, cioè il curriculum nascosto, che in alcuni casi è negativo, in altri casi invece è positivo, perché vuol dire trasferire non nozioni, ma comportamenti, modelli, principi e valori attraverso appunto una serie di azioni. E quindi non si fa educazione civica nell'ora di educazione civica, ma si fa educazione civica sempre, nell'ora di matematica, come quella di ginnastica, eccetera. Nel caso del Brasile era interessante perché c'è un gioco da fare online dove man mano che si va avanti nei livelli si sbloccano delle potenzialità e si arriva alla possibilità di contribuire alla realizzazione di altri video e altri materiali sempre su questo tema, quindi sicuramente molto interessante. Ci sono altri paesi che hanno sviluppato dei giochi da tavola, mi viene in mente la Francia, mi viene in mente la Corea del Sud, che è un'attività molto forte di collegamento tra diciamo l'equivalente del nostro ANAC, il Ministero dell'Educazione, dove appunto si producono dei materiali, appunto giochi da tavola, giochi online o addirittura filmati su YouTube, dove vengono inserite, ma anche nelle serie TV più amate, ecco, dai giovani, le tematiche della cultura dell'integrità. E da noi in Italia che cosa succede? Noi nel 2019 abbiamo reintrodotto faticosamente l'educazione civica a scuola, però di che cosa parliamo quando parliamo di educazione civica? Abbiamo una legge, la legge 192 del 2019, abbiamo un allegato che elenca in maniera molto puntuale e precisa tutte le competenze da raggiungere per poter dire ok, abbiamo ottenuto un risultato in educazione civica. Queste competenze riguardano in maniera come dire, complessiva, considerando che parliamo di un insegnamento che può ridursi a 33 ore l'anno, bullismo, cyberbullismo, educazione all'ambiente, educazione digitale, costituzione, principio di educazione civica, storia della Costituzione, educazione ecosostenibile e l'Agenda 2030. Quindi tantissime materie per 33 ore. Quello che manca è la famosa parolina competenze per l'integrità,
E quindi qua ci preoccupiamo, ed è un peccato, perché è proprio sulle competenze per l'integrità che dovremmo invece provare a dare una spinta. Allora, abbiamo però anche altri come dire, modelli virtuosi. Ad esempio, non posso non citare in questa occasione quello che viene fatto da Open Coesione, che ha lanciato un programma a scuola di Open Coesione, dove si insegna ai bambini della scuola secondaria di primo e secondo grado il monitoraggio civico. È chiaro che qua siamo a un livello molto superiore, non stiamo parlando di alfabetizzazione di base su questi temi, ma stiamo parlando di qualcosa di molto più forte e molto più efficace per quei fortunatissimi 34.000 studenti che sono stati coinvolti. Ora, non sono tanti forse, ecco, rispetto alla popolazione scolastica italiana, non sono tanti, e non sono tantissime forse le scuole, cioè è chiaro che tutto può essere visto in positivo e in negativo. Io lo vorrei vedere in positivo per dire una bellissima esperienza che c'è ormai da 10 edizioni e che speriamo che venga sempre più sviluppata e proprio da conoscenza delle scuole, soprattutto che si riesca a sfondare quel muro di resistenza delle scuole, che quando uno propone un'attività di questo genere ci viene risposto sì, però il programma. Ecco, il programma di una scuola è anche formare dei cittadini del futuro, formare dei cittadini consapevoli che sappiano quanto è importante la partecipazione, che sappiano quanto è importante attivarsi, soprattutto nel momento in cui non è impossibile, perché quello che succede non lontano da noi ce lo dimostra, ci può essere un momento di arretramento della democrazia. Ma senza arrivare a pensare agli aspetti più drammatici, la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, ma pensiamo a quello che è successo a Parigi poche settimane fa, dove davanti a una richiesta di partecipazione civica dei giovani, soprattutto per decidere su una cosa che riguardava principalmente loro, cioè l'utilizzo del monopattino, c'è stato un totale disinteresse, proprio perché non viene colto l'idea che la partecipazione è fondamentale come strumento di democrazia, di monitoraggio, eccetera, eccetera. In quel caso lì specifico però che cosa è successo? E nessuno poteva pensare nella democratica Francia che un diritto come quello di usare il monopattino non potesse essere messo in discussione. E invece quella minoranza che vedeva solo il lato negativo dell'utilizzo del monopattino è riuscita a ottenere un referendum, si è mobilitata e un 10% di parigini ha deciso per tutti gli altri che non sono andati a votare. Un 10%. Questa è una lezione di educazione civica notevole. Ora, al di là del merito, poi insomma, non stiamo parlando di massimi sistemi, ma di monopattini, però questo ci fa capire come la partecipazione debba essere insegnata a scuola. E l'idea che il cittadino consapevole possa essere un pungolo democratico per l'amministrazione, per il governo, per il potere, per il potere politico, amministrativo, burocratico, è fondamentale. Queste cose però non ce le insegna nessuno, vanno quindi insegnate a scuola. Quindi ben venga un progetto come Open Coesione, speriamo che venga promosso il più possibile. Però, tornando all'educazione civica, e abbiamo visto 33 ore per fare tutte quelle materie, non stiamo parlando di competenze per l'identità, non stiamo parlando del famoso dilemma etico. E quindi noi possiamo anche sapere a livello intuitivo che certe cose non si fanno, che certe cose sono contrarie all'interesse pubblico, sono contrarie all'etica pubblica, eccetera, eccetera, ma non siamo in grado di capire perché. E se non siamo in grado di decodificare certi comportamenti e di spiegarlo, le conseguenze poi sono sicuramente complesse e negative. Che cos'è l'integrità? Perché questo comportamento non è opportuno? Magari lo so a livello intuitivo, ma non lo so spiegare. Come quando Sant'Agostino diceva, a proposito del tempo, io lo so che cos'è il tempo, lo so bene se nessuno me lo chiede, ma nel momento in cui devo darne una spiegazione non lo so più. Ecco, l'integrità è qualcosa di questo genere, di difficile da non da intuire, ma da comprendere e da decodificare, e quindi poi da individuare. E per questo poi dopo noi arriviamo alla situazione attuale per cui la stessa ANAC deve ammettere nel report che ha fatto a gennaio 2023 che non c'è sensibilità sul conflitto di interessi, e anche gli RPCT non sono in grado di intercettare, individuare il conflitto di interessi, e questa è una criticità. Quindi il passaggio logico che si deve fare, e scusatemi questa slide forse è un po' infantile, è dal io che mi dice che sono io al centro, io bambino, perché quando sono tornata a parlare del bambino della scuola dell'infanzia, che per la prima volta nella sua vita lascia la casa dove è il sovrano assoluto, in alcuni casi il despota assoluto, il tiranno assoluto, e si trova in una collettività, dove per la prima volta incontra lo Stato, incontra
i compagni di classe, quindi la collettività, incontra il bene comune. E allora, perché non partiamo proprio dal discorso del bene comune, insegnare a spiegare, insegnare al bambino piccolo, molto piccolo, questo passaggio fondamentale che non c'è solamente un io, ma c'è un noi, e questo noi vuol dire che quando io utilizzo le strutture della scuola, le mura della scuola, il tavolo, il banco della scuola, lo devo rispettare, perché solo in bratto non sto facendo un dispetto alla mia maestra, ma sto facendo un dispetto anche al mio fratellino che deve ancora nascere, o che sta ancora più piccolo di me, che poi si troverà in una scuola brutta e degradata. E a questo punto introduciamo un concetto ancora più fondamentale, perché l'educazione al bello è necessaria, ma lo diceva Peppino Impastato, che mi piace ricordare oggi perché ieri era l'anniversario della morte. Allora, lui l'ha detto in maniera così chiara e così evidente: se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Cioè, il brutto è alleato della corruzione. La corruzione si nutre di degrado umano, sociale, ma anche fisico. La teoria delle finestre rotte, dove c'è la spazzatura per strada, ne butto ancora di più. E poi l'ultimo che arriva non avrà più nemmeno la forza di lamentarsi. Quindi è per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine, sempre fatto così, e la rassegnazione, non possiamo farci niente, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. E quindi le piante sul davanzale, le tendine alle finestre, le classi pulite. E non dire non fa niente che ha scritto sul muro, non fa niente che ha rovinato il banco. È lì, in quel momento, è il primo dilemma etico che incontra il bambino e che qualcuno glielo deve spiegare. Questo qualcuno deve essere l'insegnante, ma non è detto che l'insegnante sia in grado di farlo e che colga l'occasione straordinaria e meravigliosa di non punire e reprimere un bambino di 3 anni che non ha idea di cosa stia facendo, ma di spiegare il dilemma etico. E ora mi perdonerete se faccio un'altra citazione molto poco colta, ma questo bambino è il protagonista di una serie TV su Disney Plus, l'Accademia dei Giovani Geni, una serie molto carina per scuola fine primaria, inizio secondaria. Questo bambino si trova davanti a un dilemma etico notevole: salvare il mondo, però per salvare il mondo, sarà molto complicata, non mi racconto, deve far copiare il suo compito a degli altri bambini. Ecco, questa serie ha un senso perché è ambientata in un certo contesto. Ora, io ho cercato, ma non ho trovato, un riferimento italiano a qualcosa di questo genere, perché normalmente da noi c'è una tolleranza verso questo comportamento che viene considerato in maniera quasi affettuosa, vabbè, anche un'espressione di solidarietà a far copiare i propri compagni di classe, un'espressione di amicizia, e il più forte che aiuta il più debole. Quindi, per quanto magari, ecco, formalmente possa essere anche criticata, però poi in realtà c'è un atteggiamento di sostanziale tolleranza. E è molto interessante in questa serie invece vedere il dilemma etico che distrugge questo bambino e gli altri suoi, come dire, complici in questa cosa, perché sanno che devono salvare il mondo, ma sanno che per farlo dovranno fare una cosa molto brutta, che per il loro sistema morale è grave. È grave, quindi loro non lo vorrebbero fare, perché, ed è molto bello perché si sviluppa per tutta una puntata questa discussione tra questi 4 bambini che lo sanno che hanno un fine superiore, quindi alla fine cederanno e faranno questa cosa, ma veramente li costa moltissimo, perché si scontra con il loro sistema etico interno, che è molto alto, perché sono dei bambini anche molto particolari e perché vivono in un contesto particolare. Ora, non sono riuscita a trovare un corrispondente nella nostra cultura di massa, però è interessante perché parlo di questo, che è un tema sicuramente molto scivoloso e anche molto antipatico, perché lo so che dire non si copia è brutto da dire, però è un indicatore. E questa cosa, e mi avvio alla conclusione, non la dico io che è un indicatore, ma la dice l'ANAC. La dice l'ANAC nel progetto sulla misurazione della corruzione, dove per stabilire il rischio di corruzione sono stati individuati 71 indicatori scientifici, delle red flags che si allertano, si animano al momento in cui appunto c'è qualcosa che si discosta troppo dalla media. Andando a vedere la dashboard che riguarda l'indicatore di contesto, chiaro che insomma sul dominio criminalità o economia, insomma, è tutto molto chiaro, non abbiamo grosse sorprese, però ho trovato molto interessante il dominio relativo al capitale sociale, che è quello che mette in evidenza la fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, del potere, dell'amministrazione, della politica, eccetera.
Che cosa viene evidenziato in questo dominio? Che compone il capitale sociale, a parte ad esempio un criterio sicuramente molto interessante sul quale non mi posso dilungare oggi, ma la partecipazione delle donne alla vita politica. Ne parliamo oggi alla SNA in un evento online alle 4, tanto per fare anche un po' di promozione, e sempre un evento nell'ambito dell'Open Government. La donazione di sangue è considerato un elemento che crea un contesto sociale più o meno come dire, fertile per la corruzione, dove c'è un alto tasso di donazione di sangue, vuol dire che c'è una forte considerazione del prossimo, dell'interesse collettivo, eccetera. Ma quello che mi ha colpito sono i due dati relativi alla scuola, la segregazione, cioè le classi ghetto, sia in un senso sia in un altro, e soprattutto cheating in matematica, cioè imbrogliare. Dove si riscontra un'anomalia nei test invalsi, stiamo facendo riferimento ai test invalsi, per cui si hanno dei risultati troppo superiori rispetto alla media, quella è una red flag, un'anomalia, un indicatore di un potenziale rischio di corruzione. Ora, io non mi soffermo su questo argomento, però vi invito ad andare sulla dashboard dell'ANAC e a trarre le vostre conclusioni, a cliccare su cheating in matematica, test invalsi, e vedere, dove si può fare appunto a livello territoriale, se per caso c'è una correlazione tra quel dato e in un contesto generale di forte esposizione alla criminalità. Quindi ecco, l'esempio del bambino che copia poi non è un esempio così assurdo, è un esempio che ha delle ripercussioni, delle conseguenze sicuramente anche molto dirette su tutto il resto. E quindi concludo con un'ultima citazione, questa più corta rispetto alla serie Disney. Bufalino, lo scrittore, diceva: la mafia si sconfigge solo con un esercito di maestre elementari, ma anche la corruzione. E quindi l'auspicio è che a scuola l'integrità si traduca in integrità a scuola, e fin dalla scuola dell'infanzia. Grazie per la vostra attenzione, e poi sono qui per ulteriori. Sì, ma dopo magari se abbiamo tempo ne riparliamo, però intanto hai distrutto un sacco di persone che pensavano di aver fatto del bene dando, per esempio io ero nei quelli che fornivano informazioni, no? Dietro corresponsione di pacchetti di patatine, era la quarta tipo. Mi sono sentito colpito emotivamente, non posso fare. Però insomma, ci sono degli indicatori molto interessanti. E, anche l'indicatore sull'istruzione è importante, a livello di istruzione fa molto, insomma. Assolutamente. Dal tipo di corruzione, corruzione spicciola, sistemica, politica. Sistemico politica, anzi, devi essere molto colto, cioè devi essere molto istruito. Per è vero. Quindi, allora, invece, ti ringrazio e tu sarai presente molto anche in questa settimana. Oggi pomeriggio, anche il 12, ci sarà un incontro sulla trasparenza dei gruppi delle relazioni tra i gruppi di interesse e i decisori pubblici, che si chiama Agende Aperte. Non perdetelo, perché quello per noi dell'OGP è fondamentale, ne parleremo tanto, insomma, l'integrità è anche quel livello lì, poi ne parliamo. Adesso che abbiamo parlato, però noi siamo due secchioni, diciamocelo chiaramente, Valentina. Insomma, cioè, vogliamo invece avere gente che non che non sia secchione, attenzione, non lo so, questo non lo so, ce lo dirà Stefano, se era bravo a scuola. Però non lo sono. Qualcuno che si, come si sporca le mani, cioè per raccontarci poi come si fa, quel famoso come, no? Che ci racconta l'esperienza, un'esperienza pluriennale, diciamo, quasi pluridecennale, adesso poi ci dici tu quanto è durato, che a cavallo tra enti pubblici e enti privati, insomma, ha caratterizzato la tua carriera di formatore, ma non solo di formatore, all'interno delle organizzazioni, a contatto diretto appunto con la carne e il sangue del dipendente pubblico o privato, ma che comunque a cui dovevi dire qualcosa, dovevi andare a raccontare queste cose, allora ti sei dovuto inventare un metodo o comunque un modo. Prego, prego Stefano, siamo molto curiosi di ascoltarti. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie mille. Ho innanzitutto una brutta notizia, cioè quella che non ho slide. E questo significa che il mio intervento è un po' più complesso, perché non devo farvi addormentare, e nello stesso momento però mi tengo nei 20 minuti, che sono il tempo che servono per la curva di attenzione, no? Sul decadimento. In realtà, come dire, dal tema che, diciamo, mi avete dato, io appunto, come diceva Massimo, faccio conoscere la mia esperienza formativa. E dopo aver sentito l'intervento di Massimo, mi sento un pochettino un visionario.
nel senso che forse in alcuni casi non sapevo di aver anticipato certe situazioni. Io ho iniziato a fare formazione a mia insaputa sulla corruzione nel 1998. 98 è un anno importantissimo, soprattutto perché c'è un cambio epocale che nessuno ha mai segnalato, e cioè il passaggio dalla macchina da scrivere alla mail, che ha cambiato radicalmente la velocità di risposta e il pensiero delle persone. Nelle aziende, io lavoravo in un'azienda privata, il grande cambiamento è stato quello che i controlli, che prima erano solamente dell'audit interno, che quindi erano comunque colleghi, per cui alla fine, come dire, non facevano troppa paura, iniziano ad arrivare anche dall'esterno. Arrivano quelle che un dirigente dell'epoca chiamava le leggi invasive, privacy, anticorruzione, anzi antiriciclaggio e concorrenza. Erano leggi che in qualche modo imponevano alle aziende di tenere certi comportamenti e di spendere dei soldi per fare certi progetti. Ora, in quel mentre la formazione era obbligatoria, e la formazione però, siccome i costi dovevano essere spesi per altro, si faceva internamente. Ora, di regola, la materia più complicata, quella che magari il dirigente non aveva nelle sue corde, veniva con classico nonnismo data al collaboratore junior, cioè il sottoscritto, il quale, diciamo, io poi venivo anche notevolmente lusingato con frasi tipo: guarda che se la tua valutazione non arriva all'8, io ne tengo conto nel tuo obiettivo finale. Quindi formatore è di necessità più che... Esatto, no, ma io infatti cercavo subito di recuperare la lista e l'elenco delle classi e cercavo di corrompere, come facevi tu e come invece Valentina diceva prima, i partecipanti al caffè. Ovviamente mi potevo permettere solo cialde di caffè alle macchinette, perché lo stipendio era quello che era. Mi toccò l'antiriciclaggio. Allora, io non sapevo che l'antiriciclaggio in realtà è un preambolo della corruzione. L'ho letto 14 anni dopo, quando poi nel rapporto sull'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo si disse: un'azione efficace di prevenzione e contrasto alla corruzione può contribuire in modo sostanziale a ridurre il rischio di riciclaggio. Io però questo non lo sapevo, il mio scopo era andare in classe e dare delle informazioni efficaci ai discenti. La prima lezione in realtà non fu come me l'ero immaginata. Io avevo commentato la norma, avevo spiegato le definizioni, avevo messo in evidenza le sanzioni, però io mi ero addormentato di me stesso. E questo era curioso, perché io ero arrivato in aula con tantissime aspettative. Noi addirittura ci avevano fatto fare un corso molto bello di formazione ai formatori, dove attraverso 2 giornate, video, filmati sui nostri interventi, ci davano quelle indicazioni, pregi e difetti per come noi parlavamo in pubblico. E io avevo ricevuto un bel complimento che mi ero portato dietro, e che era: hai dato la struttura e hai trasferito l'importanza di quello che volevi dire. Ora, in quella sede non c'ero riuscito. Allora cercavo di dare la colpa all'argomento. Il test che avevamo fatto aveva un limite, cioè ci diceva: non parlate di lavoro. Quindi io avevo parlato di una mia passione e di come si cucina la pasta alla carbonara. Quindi forse era molto più interessante di quello. Però in realtà io avevo davanti a me una platea di persone che lavoravano l'antiriciclaggio, che in qualche modo avevano diciamo, erano attori in certi processi. E ci pensai davvero tanto, cioè pensai: qual era il mio scopo? Devo far vedere che sono padrone della materia? In realtà, quello che alla fine capivo è che, riprendo la frase che mi avevano detto, trasferisci l'importanza di quello che volevo dire. Ma qual era quello che volevo dire? La mia cosa era quello di far conoscere un qualcosa che doveva essere prevenuta, perché con la prevenzione poteva accadere qualcosa, meglio, senza prevenzione poteva accadere qualcosa di non conforme. Cioè, quando noi parliamo di queste materie, sì, gli obblighi, i divieti, i modelli delle capacità di mitigazione dei rischi, le procedure interne, sicuramente sono fattori importanti. Ma io ve lo dico veramente con molta franchezza: non sono la cosa più importante.
Io devo far conoscere perché è stata scritta la norma, perché il legislatore è andato verso quell'adempimento, perché solo facendo un'efficace azione di prevenzione io creo valore. Allora a questo punto, e questa cosa voi calcolate che 20 anni dopo l'ho letta da una professoressa universitaria di Harvard che si chiama Lynn Payne, a un certo punto parlando di etica disse: l'etica aziendale richiede qualcosa di più che semplicemente evitare pratiche illegali. Richiede un approccio globale che vada al di là della richiesta di conformità alla legge. Di questo ci ritorniamo un attimo sull'etro, ma a questo punto riparto alla mia lezione. Seconda lezione, cosa faccio? Quello che hai detto tu all'inizio nel tuo primo intervento. Io vado sul pratico, mi informo, alla fine nel mio ambito lavorativo trovo dei casi pratici ed entro in classe e dico, lo dico perché tanto secondo me oggi sono passati 25 anni, ormai è prescrizione pura, oggi vi insegno ad essere dei riciclatori di denaro sporco. Prendo 4 casi pratici, uno lo facciamo insieme, 3 invece li fanno divisi per gruppi. Escono fuori 2 cose. La prima, l'interesse, decisamente superiore alla prima lezione. Era una formazione pratica, loro si ritrovavano nella vita lavorativa quotidiana. La seconda, l'etica, poi ci ritorniamo. Però cosa capita? Quando voi dividete per gruppi, immagino che l'avete fatto tante volte, ci sono sempre 1 o 2 persone dominanti, di regola un uomo e una donna. Ora, a seconda della dominanza di questa persona, il gruppo lavorava o sul rispetto della norma o sul tentativo di aggirarla. E questo è quello che ha detto prima Valentina, come nella stessa famiglia non c'è la stessa etica. Però qualcosa era andato bene, nel senso che oltre ai feedback che erano decisamente più positivi e non avevo dovuto pagare troppo, in realtà nasceva anche il caso del dirigente che ti chiamava e ti diceva: guarda che il mio collaboratore ha voluto spiegare quello che hai spiegato, abbiamo però ancora dei dubbi, puoi venire giù da noi a parlarne. Ho fatto bingo. Se voi prendete un corso di formazione, avete 10 persone e 2 solo portano un verbo e lo riportano fuori e se ne prendono altre 2, noi accresciamo la platea. Tuttavia però mi mancava ancora qualcosa. Perché sì, avevo raggiunto l'obiettivo, ma c'era un qualcosa che ancora non avevo capito, che poi tu in realtà Massimo prima l'hai detta, ma io l'ho capita 10 anni dopo quando sono andato a lavorare in una multinazionale. Nella multinazionale la compliance aveva, diciamo, una forte vocazione etica, la sede era inglese e dei colleghi erano gli owner di una serie di polizze sull'integrità, la polizza sul conflitto di interesse, la polizza sulla corruzione, la polizza sul controllo delle terze parti, il codice di comportamento. Questi colleghi giravano il mondo a parlarne. Ora, questa era una multinazionale che aveva degli uffici in 5 continenti, America, in Arabia, tutti diversi fra di loro. Io ho potuto vedere come spiegavano loro, perché l'ho invitati a Genova quando vennero a trovarmi e parlarono di... Li ho sentiti nella region dove io facevo parte e lì vi erano altri stati europei e il loro taglio era diverso. Li ho sentiti nell'evento globale e il loro taglio era ancora diverso. Allora, non ho slide, ma ho le slide vintage. E allora la parola adatta è questa: diversità. Diversità nel senso che le informazioni di queste persone erano sempre diverse. Loro cavalcavano la diversità. Loro riuscivano a trovare gli elementi giusti della prevenzione della corruzione, del conflitto, eccetera, con i valori di quella realtà dove parlavano. Loro erano più che dei formatori in quel momento, dei sarti, perché avevano cucito dei vestiti per quella realtà. In questo modo creavano valore. Ecco perché quando io ho iniziato a lavorare in fondazione, e sono stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, mi sono portato questo bagaglio culturale e l'ho messo dentro. 2 persone, io e la mia collega Nadia Puzzone, che fra l'altro ci sta sentendo e quindi gli dico di scrivere un ciao nella chat, preziosissima, perché solo in 2 abbiamo fatto questo. Parliamo quindi di prevenzione e di diversità, questi erano i capisaldi. Ho avuto una fortuna, che quando sono entrato vi era un comitato etico presieduto
da un professore che si chiama Davide Bassi, che era l'ex rettore di Trento, persona eccezionale, un formatore nato, il quale aveva già dato una serie di raccomandazioni su come affrontare il tema del conflitto di interesse. Quindi avevo una base di partenza. Ora, la fondazione dove lavoro io è una fondazione multinazionale. E allora mi sono ritornate le parole della Payne, no? Creiamo l'approccio dell'idea di integrità morale fuori dalla conformità. Abbiamo tante culture. Dovevo trovare questa integrità morale. Dove l'ho trovata? Ho iniziato a fare delle interviste. Dovevo preparare una procedura per il conflitto di interessi e per farla ho iniziato a fare delle interviste. Ora, il nostro contesto è uno contesto soprattutto fatto di scienziati. Scienziati, molti dei quali hanno lavorato all'estero e rientrano in Italia. Quindi erano delle persone eccezionali nel dirmi che cosa avevano trovato di buono dall'estero relativamente all'etica e che cosa invece era in realtà, come dire, scusate il termine, fuffa. Da queste interviste abbiamo creato una procedura sul conflitto di interessi. Però a questo punto avevamo due strade. Nel senso, io ho sempre l'idea che quando una policy o una procedura in qualunque contesto, pubblico o privato, tu la pubblichi e non la spieghi, l'effetto è nullo. Per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo predisposto una riunione per tutti. Vennero 100 persone, non pensavo che venissero tante, è chiaro che sapevo che non venivano tutte. Ma noi spiegammo la procedura. Invitammo anche un penalista che spiegò gli effetti rischiosi di una non corretta gestione del conflitto di interesse, invitammo anche un professore universitario, ma la spiegammo questa procedura. E poi soprattutto dicemmo, guardate che nella procedura abbiamo aperto un canale di comunicazione, una banalissima mail, transparency@ nome del dominio della fondazione. In quel momento abbiamo detto, dietro questa mail ci siamo io e Nadia, non ci sono altre persone. Non è una mail che serve per segnalare casi di conflitto di interesse, ma anche per fare formazione. Qualunque cosa, qualunque dubbio vi venga in mente sul tema, segnalatecelo. Ora, questa è una cosa importante, perché io l'avevo vista anche con il whistleblowing, no? Uno degli insuccessi del whistleblowing è proprio che si ha sempre paura di chi ci sia dall'altra parte o degli effetti. In quel caso io ho voluto togliere subito quegli effetti. Addirittura dicevo, guardate che non esiste una sanzione se voi mi segnalate un caso di un conflitto di interesse, ma lo andiamo a mitigare. Al massimo ti posso dire che una certa attività non la puoi fare. Abbiamo aperto il canale, chi saranno le prime persone che sono entrati in questo canale, i 100 che avevano partecipato al corso di formazione. Le seconde, gli amici di quei 100 che erano stati indirizzati e che avevano partecipato al corso. Questo è il multilevel, no? Cioè questo modo di fare il passaparola è la cosa più antica di anni, insomma. 2000 anni fa, come dire, una persona ne scelse 12 e poi proferì il verbo. Non è una cosa che mi sono inventato. Ad oggi aumentiamo di più del 150% ogni anno le segnalazioni che noi riceviamo. Oggi la mail è un canale formativo perché noi la utilizziamo anche per fare delle pillole. Oggi all'interno della fondazione il conflitto di interesse è un pensiero che è entrato nella testa delle persone che lavorano nella fondazione. Ora è chiaro che una volta che ti sei creato il campo devi proseguire come il fuoco, devi continuamente, come dire, tenerlo in vita. E allora a questo punto riprendo l'idea del sarto. Ho iniziato a girare, a un certo punto ho incontrato quelli di Transparency. Anche qui c'è Cinzia Carovigno che è in linea, quindi se fai un ciao nelle chat. Ora con Cinzia Carovigno e con Transparency abbiamo creato un corso ad hoc per il nostro mondo. Il livello etico della fondazione è un livello già abbastanza alto, se devo andare a un numero è fra il 3 e il 4, il 3 e mezzo, perché gli scienziati sono etici. Quindi dovevamo partire da lì. Io non posso andare a dire delle cose o comportamenti a un popolo etico, perché se il popolo è etico e gli dico non rubare, lui si offende, io non lo prendo. Quindi io devo stare su quel livello. Il corso di formazione aveva tre argomenti. Uno era
la corruzione, uno è il codice del conflitto di interesse e uno è il codice di comportamento. Ma a differenza degli altri corsi, il corso non era un'agenda questa, ma erano argomenti. Il gruppo che selezionavamo e che venivano potevano scegliere su quale argomento iniziare a parlare. Se non ce l'avevano, iniziavamo noi, ma nel momento in cui le domande prendevano il sopravvento e un certo argomento era superiore all'altro, si andava su quell'argomento. A me non interessava fare una lezione generica. Noi facemmo una volta una riunione, un corso dove per 2 ore parlammo del problema del conflitto di interessi nelle valutazioni. Per quel contesto che avevamo invitato era molto importante, ma fatto in quel modo ci siamo portati a casa tutta una serie di modi di integrità e dei valori che non avremmo preso se magari decidevamo di proseguire con un'agenda fissa e mirata. La lezione la fa la classe, non la fa il formatore. E questo è il secondo messaggio che io vi lancio. Perché vi ho raccontato la mia storia? Non perché è una storia perfetta, ma perché è una storia un po' visionaria, fatta di tanti esperimenti. Io l'altra volta ho letto un articolo, anzi ce l'ho qua, un articolo che ho preso da Repubblica, che ho scritto, era del 3 aprile scorso, Ilvo Diamanti. Lui ad un certo punto in questo articolo dove si parlava di corruzione di PNRR dice una frase alla fine, come dire, che sembra un po' negativa, cioè dice se dobbiamo andare oltre alla corruzione non dobbiamo rassegnarci alla rassegnazione. Io però l'articolo l'ho letto in positivo, nel senso che lui ad un certo punto ha intervistato 100 persone. Di queste 100 persone, solamente 3 non hanno risposto a domande sulla corruzione. Le altre 97 qualcosa l'hanno detta. Questo è evidente. Poi è chiaro che l'articolo va sul fatto che noi siamo rassegnati, no? E conviviamo col pensiero che nulla cambierà. Però se solo 3 persone su 97 non hanno risposto, vuol dire che oggi la corruzione non è più indifferente. Allora a questo punto cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo smetterla di criminalizzare o di concentrarci sulla criminalizzazione di chi corrompe, ma dobbiamo concentrarci sulle campagne di informazione e formazione, e lo dobbiamo fare in ogni modo. Tu hai spazio etico è fantastico. Chi anche non conosce la corruzione ed entra nel sito spazio etico capisce che dietro c'è un qualcosa di nuovo e è, secondo me, è invogliato a leggerlo e a capire. Valentina nei suoi libri, e ti faccio una pubblicità perché ce l'ho qui, parla e scrive come ha parlato oggi, con il suo stile ma con la sua semplicità. O Transparency, abbiamo parlato di scuola, Transparency ha un programma dedicato alle scuole, si chiama Ci Conviene. Ci sono tanti modi visionari, nuovi. Una cosa che dico a Valentina, non abbiamo parlato, diciamo, di una cosa, giustamente nelle scuole. Io, se dovessi riuscire a convincere mio figlio di quello che dico e mio figlio decide di mettere una sua spiegazione, un suo modo di interpretare la corruzione su TikTok, mio figlio di 19 anni prenderebbe molti più follower di me, perché è evidente oggi nella comunicazione moderna che i giovani sentono i giovani e non, come dire, i vecchi bagucchi come me. Ecco un altro canale, che non è solo quello, ma anche il liceale, e anche sfruttare questi mezzi, perché attraverso queste attività di formazione, diciamo sperimentali, chiamiamole così, e non visionari, non solo noi riusciamo a far capire che la corruzione è un male, ma noi creiamo una cultura etica più forte, più integrata, per rendere migliore il nostro paese. Grazie. Stefano, grazie veramente per questa che io giudicherei una testimonianza più che una... No? E anche l'assenza di slide ha facilitato questo. Io mi sono ritrovato tantissimo in quello che hai detto, soprattutto sul fatto della sartorialità, anche perché hai citato appunto spazio etico, c'è anche Andrea Ferrarini che ci sente e noi praticamente gran parte del tempo lo perdiamo,
nella preparazione dei casi, cioè noi quando dobbiamo andare in un'organizzazione, mica ci andiamo con i casi, noi ce ne abbiamo 200 di casi, ma non è che possiamo andare con i casi che hanno fatto bene in un altro posto, dobbiamo andare a parlare con responsabili anticorruzione, proporgli delle dinamiche e poi insieme a lui costruire quelle che sono più, come dire, attinenti al contesto dove andiamo a fare quell'intervento. E grazie a questo lavoro che normalmente non viene retribuito, lo sai benissimo, so. Però alla fine l'azzecchiamo la formazione, cioè alla fine tu hai un coinvolgimento massimo rispetto a questo. Ma proprio l'idea, faccio un salto diciamo di astrazione, la formazione è diversa dall'aggiornamento professionale, sono due cose molto diverse. E questo passaggio che noi dobbiamo aiutare soprattutto gli uffici della formazione, i responsabili anticorruzione a fare, cioè mentre per l'adempimento basta l'aggiornamento professionale, e non è detto che sia così, però diciamo così, nelle competenze per l'integrità, per sviluppare quello che noi chiamiamo appunto le competenze per l'integrità, c'è bisogno di formazione, quella vera. La formazione significa che tu entri in un'aula e quando esci vedi il mondo in un modo diverso. Questo è l'obiettivo della formazione. Non è imparare delle cose, è vedere il mondo in un modo diverso. Cioè, io entro con un'idea di conflitto di interessi, esco con l'idea che il conflitto di interessi, io quella roba lì non avevo manco pensato che esistesse. Cioè, non so se... no. Ora però il messaggio finale, poi dopo vi lascio se volete anche a voi un messaggio finale da dare, mentre prima, forse 10 anni fa, quando si parlava di queste cose si pensava sempre alla testimonianza dell'uomo retto che va a fare la sua testimonianza, ancora ci stanno gli uomini retti, faccio un nome su tutti, Luigi Ciotti, è una persona che quando entra in un'aula e parla la gente lo ascolta perché ha delle storie da dire, perché è importante avere queste testimonianze, ma accanto a questo è nata una tecnica, sono nati degli strumenti, è nata una codificazione, una profilazione delle competenze, no? Non c'è solamente, come dire, il carisma, c'è anche tutto il resto, cioè la parte tecnica di strumentazione, i dilemmi etici, i casi concreti, i profili di competenze che stiamo sviluppando appunto con la SNA. Quindi ormai questo è un passaggio che se uno vuole abbracciare lo abbraccia consapevolmente, non è più lasciato diciamo alla qualità del relatore, no? Perché poi alla fine dipende molto anche da quello. Quindi per me il messaggio è questo, è un passaggio che adesso ha delle fondamenta più stabili, più solide, che possiamo cominciare a fare ma anche nelle scuole, come diceva Valentina, perché sappiamo dove andare a intervenire. Non è più come prima. Lascio a voi, se volete chiudere, perché sono le 12:58, un messaggio, se volete condividerlo con noi. Valentina, tu ti senti di... Devi aprire il microfono. Perché giustamente. No, io mi sento veramente grata nei tuoi confronti per aver immaginato un webinar di questo genere. Ho apprezzato moltissimo l'intervento di Stefano perché veramente ha aperto anche lui un mondo e lui come te è un visionario che ha immaginato delle cose quando non c'erano ancora e quindi effettivamente mi viene da dire che si può fare perché quando c'è l'immaginazione unita a tanta passione, tanto entusiasmo, tanta competenza le cose si possono fare, quindi veramente grazie a voi due per quello che voi fate e spero che ci siano gli spazi per poter portare queste nostre proposte anche a livelli... Forum multi-stakeholder, tu che sei la portavoce del forum multi-stakeholder, ti ricorderai in quella sede di... No? Io però ricordiamo che si apre fra un non tanto tempo tutto un processo di co-creazione per il 6° NAP e allora qualsiasi idea visionaria, sperimentale, come è ben accetta, ma noi ovviamente lavoreremo a testa bassa, soprattutto se avremo l'occasione di avere organizzazioni come il Ministero dell'Istruzione, cioè qualcuno nel mondo della scuola che si voglia muovere in questa direzione. Sei d'accordo, Valentina? Perché tu dici la SNA si potrebbe... Ancora... dovrebbe fare qualcosa insieme al Ministero dell'Università dell'Istruzione, assolutamente.
però si possono immaginare, perché ecco, effettivamente Stefano parlava anche dell'esperienza di Transparency, è chiaro che ci sono moltissimi progetti, anche la LUIS fa dei progetti nelle scuole, mandando gli studenti universitari nei licei, insomma, di progetti singoli ce ne sono tantissimi, però io immagino proprio una rivoluzione sistemica, quindi qualcosa che va oltre il singolo progetto. Dal progetto alle politiche, che sono una cosa che dobbiamo passare. Esatto. A proposito del riferimento che tu hai fatto al forum di stakeholder, a questo punto ne approfitto per promuovere anche un altro evento, perché il 12 ci sarà la chiusura della Open Gov Week, e fatta proprio a cura dal forum di stakeholder, dove potrete incontrare, diciamo, tutti noi del forum, dove presenteremo la strategia futura e presenteremo anche le proposte che abbiamo fatto al ministro e al ministro della pubblica amministrazione, che inizia appunto di 2 giorni fa, lui ha accolto e considerato una buona base da cui partire. Quindi ecco, vi illustreremo di che cosa abbiamo parlato, ecco, quali sono le nostre idee di aree di intervento. Benissimo, grazie Valentina. L'ultima parola a Stefano e poi un passaggio, se vuole, Patrizia, che so che ha qualcosa da dire a proposito. No, sarò velocissimo. La cosa migliore è, innanzitutto ti ringrazio dell'organizzazione di questo evento. Parliamone, nel senso che noi non dobbiamo cambiare la testa delle persone. Io una volta commento di un dirigente che mi disse: tu non mi devi insegnare l'educazione. Io non devo insegnare l'educazione, devo solamente parlare, però ne dobbiamo parlare, perché ad esempio, come dire, noi abbiamo 2 Nobel per la pace, come Maria Ressa e Dmitry Muratov, che hanno avuto il Nobel perché hanno lottato contro la corruzione, eppure non ne ha parlato mai nessuno. Calcolate che io gli ho scritto a Maria Ressa, la quale mi ha anche risposto. Quindi, l'importante è quello, parlarne in eventi di questo genere o in altri momenti, però io spero che, come dire, le 72 persone che oggi sono collegate si siano portate qualche cosa e magari, uscendo da questo corso, ne parlino con qualcuno. Anche una piccola frase che è uscita da questo corso può essere importante per proferire il verbo. Grazie. Grazie. Patrizia, chiudi tu. Io chiuderò dicendo pochissime cose. Sono molto soddisfatta dei contenuti di questo webinar e ringrazio naturalmente i nostri relatori, sono stati bravissimi ed efficacissimi, diciamo, nella trasmissione dei contenuti che si erano prefissati. E poi voglio salutare Ilda, che ho scoperto tra i partecipanti, mi sono quasi commossa perché Ilda segue le nostre attività praticamente dal 2012, quindi trovarla qui mi ha fatto molto piacere, ed è una formatrice di un comune della Puglia, e quindi io sicuramente sono d'accordo su una formazione diffusa, ecco, io questo voglio dire, una formazione diffusa sui temi dell'etica, dell'integrità, della prevenzione della corruzione può essere utile a tutti i livelli. Quindi sicuramente i suggerimenti di Valentina di partire dalle scuole, e poi è vero quello che si diceva, per esempio a Roma molti licei so che fanno questi interventi, però ecco, un'azione sistemica avrebbe una portata totalmente diversa. Però per la formazione ampia e diffusa, quindi quello che avrei voluto che facesse anche un po' di più il progetto che coordino, che è quello di OpenGov, un po' su questo, diciamo, noi dobbiamo migliorare, e quindi sposo anche la proposta di Massimo perché si intervenga in maniera anche importante da forum multi-stakeholder nella produzione poi del 6° piano nazionale che noi avremo per il governo aperto, perché appunto il pilastro dell'integrità non sia un po' sempre la cenerentola degli altri pilastri del governo aperto, considerato che appunto chi ci lavora da tempo si appassiona e vorrebbe appunto che questi argomenti andassero avanti. Vi ringrazio ancora e ringrazio anche Massimo per l'organizzazione di questo webinar. Grazie mille a tutti. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.